Amiche e amici, buonasera, benvenuti al nostro consueto appuntamento con Quo Vadis. In questa puntata parleremo di molte notizie, cercheremo di approfondire diversi argomenti, partendo ovviamente dall'attualità con la campagna vaccinale che avanza e che pone dei limiti importanti, cioè dei traguardi importanti. Lo faremo in questa prima parte con il consueto punto insieme all'ex presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, che vedo già collegato con noi. Buonasera presidente, grazie di essere con noi. Buonasera a voi, grazie, grazie a voi. Allora, se lei è d'accordo, presidente, partiamo subito dall'attualità, perché insomma ho detto e lo abbiamo letto e sentito, c'è un traguardo posto dal governo, dal Ministro Speranza, cioè di 500.000 vaccini al giorno. È un traguardo che possiamo, diciamo, ottenere in questo periodo particolarmente delicato, secondo lei? Ma pare di sì, insomma, le previsioni dicono che se continuano queste forniture di vaccini al nostro paese, dall'Unione Europea, dovremmo arrivare a fine di luglio alla vaccinazione di 40 milioni di persone, che in effetti sarebbe una copertura, diciamo, importante, anche se non ci mette al riparo da varianti che possono giungere da altri paesi, anche se poi scopriamo che i vaccini, così come sono stati studiati, sono in gran parte anche capaci di controllare le varianti. Penso anche che dal punto di vista organizzativo, in presenza di vaccini, si debba passare ad una fase diversa in cui, insieme ai grandi hub su cui si sta funzionando in questo momento, bisogna fare un'operazione di decentramento. Ecco. Ora, non sta a me suggerire niente a nessuno, chi sono io per poterlo dire. In base alla mia esperienza, io direi coinvolgiamo il volontariato, coinvolgiamo le tante misericordie, le tante pubbliche assistenze che abbiamo, purché adottino protocolli e criteri che siano gli stessi di quelli che si usano nei grandi hub, e penso che questo sarebbe un modo per avvicinare la vaccinazione ai cittadini, per non costringerli a fare troppi spostamenti e soprattutto per fare anche più vaccini e quindi raggiungere, come Toscana e penso anche Certo. come paese, l'obiettivo che si è dato il generale Figliuolo e che si è dato il governo. Senta, Presidente, la preoccupa questa famosa o famigerata, se vogliamo usare questo termine, variante indiana, che porta in quel paese addirittura quasi mezzo milione di casi al giorno? È vero che la popolazione è di oltre 1,5 miliardi, però mezzo milione al giorno con migliaia di morti nelle ultime 24 ore. È una situazione che evoca certi fantasmi della Cina di un anno e qualche mese fa. Ma si vedono scene che sono raccapriccianti, insomma, queste cataste di legna dove vengono bruciati Esatto. le persone. Manca Sembra anche che l'ossigeno. colpisca, ecco sì, manca ossigeno, sembra anche che colpisca in modo particolare anche i giovani, cioè che non guardi troppo in faccia all'età, salvaguardando i più giovani. Che le devo dire? 2 mesi fa l'India diceva siamo usciti dalla pandemia, aveva fatto vaccinazioni e riteneva di essere a un livello tale da consentirsi le riaperture. Poi le riaperture ci sono state le feste, ci sono stati grandi assembramenti e il risultato è quello che in 2 mesi siamo tornati ad una situazione drammatica. Io non vorrei essere frainteso, ecco. Io sto volentieri la sera quando posso a cena fuori, sto volentieri in giro senza limitazioni come tutti i cittadini e soffro insieme a tutte le persone che hanno dovuto chiudere il proprio negozio, la propria attività. C'ho persone anche che conosco benissimo, però un tantino di preoccupazione mi viene perché si è stati un po' troppo a corsa, un po' troppa fregola, un po' troppa smania. E troppo spesso c'è stato un paragone con il maggio dell'anno scorso, quando a metà maggio, per la verità, e non a fine aprile, decidemmo gradualmente di riaprire. La situazione non è diversa nemmeno dal punto di vista dei contagi. Per
Da noi non riusciamo a fare un numero di test neanche lontanamente paragonabile a quello della Francia, della Germania o dell'Inghilterra. Noi in Italia facciamo ancora, quando va bene, 350.000 test al giorno Esatto. e continuiamo ad avere 10.000 contagi e addirittura ieri, oltre 10.000 contagi ieri, addirittura ieri anche 317 morti, 371 morti, anzi. L'Union Kingdom e l'Inghilterra fa qualcosa come 800.000 test al giorno e ha un numero irrilevante di morti, 60 addirittura. La Germania fa 1 milione di test al giorno, la Francia fa 800.000 test al giorno e hanno 20.000 contagi e hanno un numero di morti neanche paragonabile, meno della metà rispetto a quello che abbiamo noi. Io non vorrei che troppa smania, riaprire anche a causa, secondo me, di una certa leggerezza di certe forze politiche ci porti in una situazione davvero di difficoltà. Non mi pare che il contagio stia arretrando, stando ai numeri nel nostro paese, non mi pare nemmeno che diminuisca il numero dei morti, quindi ci vuole grande attenzione. Non c'è Io dubbio. vedo che i cittadini sono molto attenti, ecco, bisogna forse, diceva mia nonna, chi più ne ha, più ne adopri. Se il governo non è stato in grado, anche a causa delle proprie divisioni, di mettere regole più forti, che siamo noi cittadini, a prendere le misure adeguate con tutte le attenzioni possibili, per non incorrere nel peggio. Prestare a tanta attenzione, questo è lo slogan che non ci stanchiamo mai di ricordare. Senta Presidente, parliamo ancora di attualità e di cronaca perché sta andando avanti in Toscana questa inchiesta sulle concerie, sul tentativo di penetrazione di organizzazioni organizzate dell''ndrangheta nella nostra regione. Ci sono degli indagati. Che idea si è fatto, Presidente, di questa storia? Ma mi sono fatto l'idea che la Procura fa benissimo a cercare l''ndrangheta, l'infiltrazione dell''ndrangheta nel tessuto economico. Noi come regione ogni anno, credo che siamo l'unica regione in Italia, predispone insieme alla Scuola Normale di Pisa una ricerca su questi fenomeni, partendo proprio dalle inchieste della magistratura, ma anche dei giornali, dall'esito dei processi. Poi, se ci sono state infiltrazioni dell''ndrangheta per lo smaltimento dei rifiuti, questi sono rispondenti a responsabilità personali. A me non risulta assolutamente che mai la regione abbia dato un permesso a smaltire i rifiuti solidi, insomma, nelle massicciate o nelle strade. Anzi, noi avevamo fatto una diffida con i nostri uffici affinché questo avvenisse. E poi abbiamo cercato insieme al distretto di Santa Croce di trovare tutte le soluzioni possibili per lo smaltimento sia dei reflui correttamente e anche per lo smaltimento dei fanghi essiccati, trovando anche una discarica a questo adeguata. Se ci sono state avidità, smania di affari e altro che hanno portato ad avere connessioni, un sistema, diciamo, di potere tra industria e 'ndrangheta, è bene che venga colpito. La politica viene colpita e esposta sotto inchiesta in modo più marginale. Io penso che se la caveranno, perché riusciranno a testimoniare la propria innocenza le persone che sono attualmente solo indagate, e ha fatto bene il presidente della regione Toscana a togliere quell'emendamento che avevo definito un errore madornale perché attenuava i controlli. Noi, finché io ci sono stato, i controlli si sono sempre fatti al massimo possibile, con Certo. massimo del rigore, e ripeto, a mio parere, quel distretto conciario è uno dei distretti più avanzati per quanto riguarda l'economia circolare e la possibilità di produrre senza inquinare, che è sempre stato il nostro obiettivo. C'è un'inchiesta, ma penso che la Toscana su questo troverà il modo di riscattarsi e chi è tra i politici cosiddetti sottoposti a indagini di dimostrare la propria innocenza. Senta Presidente, in un flash, fra gli indagati c'è un collaboratore, un suo anche collaboratore, perché ha lavorato con lei per tanti anni, e cioè il capo di gabinetto del Presidente della Regione, Ledo Gori. È una persona che lei si sente in grado di, diciamo, ricordare e diciamo, evocare in che modo?
Ma con una persona sicuramente di grande onestà, disponibile verso tutti allo stesso modo, fosse esso un industriale o fosse esso un disoccupato, o fosse esso un rettore o un analfabeta, allo stesso modo. Chiunque ha conosciuto sa che Ledo è stato così. È indagato perché avrebbe fatto in modo di aiutare il distretto di Santa Croce per essere riconfermato nel suo ruolo di capo di gabinetto. Ora, come ha detto anche il presidente Gianni, io l'ho riconfermato perché tutti in Toscana mi dicevano che era una persona che doveva essere riconfermato, soprattutto perché è competente, perché è disponibile verso tutti. Quindi la mia fiducia personale riguardo alla sua onestà non sono toccate e sono certo, come dicevo, che riuscirà anche a dimostrare la propria innocenza. L'importante adesso è anche passare ad una fase nella quale non si rinuncia all'obiettivo di produrre senza inquinare. Con correttezza, con rigore, noi abbiamo fatto l'AIA, noi abbiamo fatto anche la valutazione di impatto ambientale. Ci sono stati dei comportamenti delinquenziali, è bene che siano aggrediti perché oltretutto, per quel che riguarda la Regione, nel rispetto della legge, abbiamo fatto di tutto perché questo obiettivo, produrre senza inquinare e smaltire correttamente, potesse realizzarsi. Il distretto del Cuoio è un distretto trainante di tutto il Non settore c'è della moda dubbio. in Toscana, che è il più importante. Quindi grande attenzione anche a ricostruire una politica, una strategia che abbia come fine la possibilità che si continui a lavorare senza inquinare, colpendo ovviamente chi ha commesso degli errori Senta, Presidente, o questa reati. è una settimana particolare perché, come lo avevamo detto mercoledì scorso c'era il 25 di aprile, la festa della liberazione, ma ci stiamo avvicinando a grandi passi anche al 1° di maggio, festa dei lavoratori. Quest'anno forse, e le chiedo se lei è d'accordo con me, con una valenza un po' speciale, perché oltre alla piaga, e purtroppo in Toscana dobbiamo registrare spesso incidenti anche mortali, sui luoghi di lavoro, c'è anche coloro che sono morti a causa del Covid. Che settimana è, Presidente? Ma ha detto lei, insomma, il 25 aprile celebra la Costituzione, che è fondata sul lavoro, così recita il primo articolo, una cosa bellissima e unica forse a livello, non sui lavoratori, sul lavoro, riconoscendo quindi il contributo che tutti danno, perché tutti in qualche modo lavoriamo affinché funzioni al meglio la società, come comunità. E poi d'altra parte il lavoro, insomma, bisogna mettere in fila tutte le problematiche. Vabbè, innanzitutto il lavoro di chi ha rischiato, di chi è morto in prima linea, che è stato preziosissimo. Sì, certo, dei medici, ma pensiamo anche soltanto a quelli a cui si pensa meno, tutti i lavoratori dei supermercati che anche nella fase più drammatica sono stati aperti, i lavoratori dei servizi essenziali, quelli che venivano a ritirare i rifiuti, quelli dei trasporti. Certo. All'impegno degli insegnanti, insomma, credo che davvero la pandemia abbia rimesso al centro il valore del lavoro. E nello stesso tempo bisogna dire che lo stesso lavoro è stato profondamente colpito, giovani, donne in primo luogo, chi ha un lavoro precario si trova a casa, ma anche tanti lavoratori autonomi con la partita IVA sono in grandissima difficoltà. I dati dicono che abbiamo 1 milione di poveri in più, lo dice l'Istat, e 1 milione di disoccupati in più. Sono davvero tanta roba. Insomma, in Toscana, se facciamo più o meno un paragone, mediamente significa che sono 60.000, 70.000 poveri in più e 60.000, 70.000 disoccupati in più. Ora, io ho visto che ieri, e su questo termine, è stato approvato il Recovery Fund, e io devo Sì. dire, questo piano di rilancio che ha presentato Draghi per utilizzare fondi europei. Bon, insomma, non voglio giudicare, non spetta a me, ma insomma, mi pare ben fatto. Ecco, mi sembra che abbia una sua solidità tecnica, forte. Però bisogna stare attenti a non fare solo una cosa forte dal punto di vista tecnico, ma che non abbia all'orecchio i problemi del popolo. Perché vede, con tutto quello che ci viene promesso con questo Recovery Fund, alla fine, se va bene, riusciremo ad avere lo stesso livello di occupati che avevamo nel 2019. Nel 2024, se tutto funzionerà, appalti, sovvenzioni,
iniziative Tutto lo varie, scenario, sì. avremo lo stesso livello di occupati che avevamo nel 2019. Nel 2024, cioè tra sostanzialmente 4 anni, avremo lo stesso livello di occupati del 2019. E nel frattempo che si racconta a questi che sono ancora disoccupati? E lì allora secondo me sì, bisogna dare un reddito di cittadinanza, un reddito d'emergenza a tutti, dignitoso, ma forse bisogna anche trovare il modo di dare opportunità di lavoro con piani del lavoro che bisogna saper approntare nei settori dell'assistenza, nei settori della sanità, nei settori dell'ambiente, della sicurezza urbana. Io penso che se non si fanno il coraggio di decidere di assumere o direttamente o indirettamente con società e cooperative, appaltando lavori a grande contenuto di lavoro, di impegno di lavoro, qualcosa come 700.000, 1 milione di persone, il dramma sociale, la questione sociale rischia di esplodere. E poi in ultimo bisognerà pur dire che tutto questo lavoro precario bisogna farlo rientrare. Vedo che il piano di rilancio si occupa dei giovani, benissimo, pensa ai mutui, benissimo, ma la prima cosa che riguarda la condizione giovanile per poter diventare indipendenti, farsi un futuro, è il fatto di avere un lavoro relativamente sicuro, perché Certo. se uno dice lavori 3 mesi e poi non si sa che ti succede, lavori 6 mesi e poi vieni licenziato, bisognerà rivedere tutte quelle forme di precariato che adesso veramente hanno prodotto una generazione di infelici e soprattutto anche una mancanza di prospettive per il futuro. Non c'è E dubbio. quindi questi aspetti per il 1º maggio rimangono tutti aperti e mi auguro che se ne possa discutere. Presidente, io la ringrazio perché abbiamo fatto una bella chiacchierata, mi viene in mente su quest'ultimo aspetto, per quanti anni lei ha lavorato sul progetto Giovani Sì che dava una piccola iniezione, ma se non altro una spinta a riporre in un cassetto per qualche tempo quella sorta di precariato e quella sorta di dubbio che soprattutto i giovani avevano verso il futuro. Grazie, Presidente. Grazie a voi. Grazie e al prossimo nostro incontro qui a Quo Vadis. Grazie. Grazie al presidente, all'ex presidente della Regione Toscana Enrico Rossi. Noi ci fermiamo per qualche istante, poi ci risentiamo dopo e parliamo di questa settimana anche all'insegna delle riaperture con gli addetti ai lavori nell'ambito del commercio. Vediamo fra poco a Quo Vadis. Frizzanz, libera il tuo giardino dalle zanzare con prodotti naturali e sicuri. Frizzanz, professionisti contro le zanzare. Se vuoi gustare un caffè di ottima qualità, lo puoi trovare a Prato da Lombardi Caffè. La tradizione del buon caffè passa di qui. Dal 1980, punto vendita diretta di cialde e capsule delle migliori marche e compatibili. Vuoi un servizio ancora più comodo? Nessun problema. Con una semplice email o con una telefonata riceverai a casa il tuo caffè. Inoltre, Lombardi Caffè fornisce in comodato d'uso le proprie macchine per il caffè per tutte le aziende di Firenze, Prato e Pistoia. Da quest'anno anche punto in viola per trasformare i tuoi acquisti in premi ed emozioni. Dopo una giornata di lavoro, pulire da soli è impossibile. E perché scegliere noi di Lustrino Servizi? Perché puliamo meglio degli altri? No, pulire bene è scontato e tutte le imprese di pulizie lo promettono. Quindi chiamaci soltanto se vuoi un'impresa di pulizie ben organizzata che risponde rapidamente alle tue richieste e che è sempre presente. Ciao da Manuele di Lustrino Servizi. Grazie alla nostra competenza tecnica, mettiamo a disposizione tutta la nostra esperienza e professionalità per supportarvi ed assistervi durante il percorso volto ad accedere al cosiddetto superbonus con detrazione del 110%.
dagli impianti elettrici agli speciali, dall'efficientamento energetico passando per le infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici e wallbox, CEC System è in grado di fornire il giusto supporto per ogni esigenza di privati, imprese e condomini. Contattateci per informazioni. L'Isol Coperture di Prato è specializzata nella vendita e progettazione di sistemi per l'isolamento e l'impermeabilizzazione. Progetta e realizza sistemi impermeabili per qualsiasi tipo di copertura, vasche, laghi artificiali per la raccolta delle acque, vasche per la fitodepurazione, strutture interrate, fondazioni e parcheggi, con i sistemi tecnologicamente più avanzati. Soluzioni garantibili sino a 20 anni. Isol Coperture. Certificata con attestazione SOA OS8. Tuo pranzo di lavoro veloce, ricco, saporito, cucinato come si deve al prezzo giusto? A Prato la risposta è troppo facile. Bar Valentina. Sì, proprio loro, quelli che aprono alle 4:45 del mattino. Quelli che pagano le tue bollette, quelli che ci sono sempre. E lo volete un consiglio? Assaggiate i panini del Bar Valentina. Fantastici, come un gol di Leo Messi. Bar Valentina, a Prato, via Roma. E non aggiungiamo altro. Artrosi, artrite, epicondilite, strappi muscolari, recupero da fratture, reumatismi, osteoporosi, cervicale. I dolori non hanno età. Per questo c'è Antidolor di Amel Medical. Semplice da usare ed efficace per ridarti benessere, serenità e sorriso. Chiama all'800 80 20 40 per chiedere informazioni o per prenotare una prova gratuita senza impegno. Amel Medical, ogni giorno per la tua salute. Bentornati a Quo Vadis. Abbiamo detto in apertura di trasmissione una settimana particolare, non solo per le ricorrenze ma soprattutto perché è iniziata quella che spesso noi abbiamo definito la tappa di avvicinamento ad una situazione che può essere migliore verso le riaperture, verso una calma dal punto di vista non solo sanitario ma anche dal punto di vista economico. Ma su questo piano vogliamo saperne di più e allora abbiamo perfezionato il nostro secondo collegamento con il presidente di Confcommercio Firenze, Aldo Curzano, che saluto e il do il bentornato a Quo Vadis. Buonasera Curzano. Buonasera Vittorio, grazie dell'invito, è sempre un piacere. Allora, come vediamo e vedete voi da casa, abbiamo titolato questa nostra chiacchierata la settimana delle riaperture. Sono già passati 3 giorni, possiamo fare una prima fotografia della situazione in Toscana e non solo, Curzano? Assolutamente Vittorio, io la chiamerei la settimana della pioggia perché qui oltre a difenderci dai decreti, dai governi, qui bisogna difenderci anche dal cielo e siamo davvero messi male, non sappiamo più a chi rivolgersi, anche perché al di là degli slogan, dei messaggi, che è diventata in qualche modo un fil rouge tra il vecchio e il nuovo governo, le aperture sono a metà, per essere ottimisti, perché sappiamo bene che un'azienda su due non dispone di dehors di solo pubblico. Le dirò di più che la maggior parte, al di là di chi non ha il privilegio di stare in una zona pedonale o in una bella piazza, e quindi lì hanno sì insomma delle strutture adeguate magari anche da poter proteggere le persone dalle intemperie come oggi, cioè la stragrande maggioranza è, bisogna dire la verità, sono delle piccole striscioline che fanno da cornice, che fanno da apripista per l'interno. Immagini insomma, tra la mia attività ad esempio ho 400 metri quadri su 3 livelli straordinarie e ho 10 metri quadri davanti per metterci 3 tavolini. Come si fa a aprire un'attività produttiva? Sarebbe più il personale che i potenziali clienti. Quindi la stragrande maggioranza, di fatto, continua ad essere in lockdown. Altro che riaperture, sono prese in giro. E questo dispiace perché, caro Vittorio, diciamocelo in un modo chiaro, nel nostro paese ci sono 4 milioni di persone che tutti i giorni mangiano alla mensa o ai luoghi ad essa connessa regolarmente, ma il problema in Italia è poter prendere un caffè al banco. Ecco perché le dico che dopo 14 mesi
E beh, insomma, un pochino ci si comincia a arrabbiare perché bisogna anche ricordare in queste occasioni che l'ultima cena al ristorante, non l'ultima cena del Signore, quella un po' più in là, è il 25 ottobre di anno scorso. Non si va a cena da 6 mesi. I locali sono chiusi a cena nella zona rossa, nella zona arancione, nella zona gialla, al di là del paradiso quando c'è e abbiamo visto qualche settimana qua e là. Quindi le nostre attività di fatto sono impedite. E vedere che nonostante il sacrificio, il fallimento di tante attività, noi siamo chiusi e i contagi e i morti o crescono o sono stabili, è chiaro che probabilmente c'è un problema nel governo Certo. della emergenza sanitaria. Forse si chiudono i posti sbagliati, forse ne andrebbero chiusi altri perché è come chiudere una rete legale preposta a dare un servizio in sicurezza. Si chiude questa rete legale e di fatto si legittima tutto ciò che vediamo sotto gli occhi: assembramenti, feste private, fine settimana, e i contagi aumentano. E chi continuano a tenere chiuso? Noi. Ecco perché si dice un attimino, no, senso di responsabilità, perché dopo 14 mesi, caro Vittorio, insomma, continuare a essere presi in giro, allora questi cervelloni, questi scienziati, ci devono spiegare come mai, nonostante questo grande sacrificio di tutto il nostro sistema produttivo e distributivo, i contagi continuano ad essere tra i primi al mondo e stiamo non come prima, perché vorrei ricordare che il giallo di prima era migliore di quello di oggi, perché oggi è consentito di fatto solo all'esterno. È come se i bar e i ristoranti italiani, caro Vittorio, fossero dichiarati da questo decreto fuori legge. Perché Sì. fuori Certo. legge? Perché è impedito di consumare al tavolo ed è impedito di consumare al banco. Quindi i locali sono interdetti. Ecco, ricordiamo però, Presidente, che questa è soltanto una prima fase perché il Presidente del Consiglio ha detto che entro almeno 30-40 giorni si va verso la riapertura anche dei locali nell'interno, cioè la possibilità di consumare. Può esserci anche, ci potrà essere anche all'interno dei bar, dei ristoranti. È troppo ampia la forchetta, Presidente, secondo lei? Caro Vittorio, assolutamente sì, si continua a giocare sulla vita, sulla pelle degli altri. Perché io potrei anche condividere, no? Di portare noi soli questa croce. Ma se per decreto si blocca ogni fonte di entrata, si sarebbe dovuto bloccare ogni fonte di uscita. Invece, caro Vittorio, dopo 15 mesi, continuare a avere gli affitti, le assicurazioni, i consulenti, i professionisti, la tassa sulla pubblicità, la SIAE, la formazione, cioè noi abbiamo 30 fonti di costo che di fronte alla chiusura delle nostre attività per legge continuano a correre. È come se in una famiglia non hai nessuna entrata, devi mangiare, devi far fronte ai tuoi impegni e che fai? Fai dei debiti, fai dei prestiti, ma dopo un anno, non potendoli restituire a quella famiglia che non ha reddito, non gli viene più dato credito. Ecco come ci sentiamo oggi da parte di questo governo. Se chiudere, fare rosso, arancione o meno, non comporta una conseguenza di fare delle contropartite per poter salvare le imprese, e così potrebbe fare anche mio figlio. Chiudo, tanto muore lui, muore quell'altro, ma siamo in una società. Se un'attività è impedita e va tenuta in vita, Non c'è si, dubbio. non c'è entrata e si bloccano le uscite. Ecco perché le dico che i 40 giorni adesso, o 10 giorni, vuol dire che ogni giorno, caro Vittorio, c'è gente che fallisce, c'è gente che muore, c'è gente che sta esprimendo la sua disperazione. Senta, E questo, Presidente, ripeto, qual non è è allora, piacevole. secondo voi, la ricetta? È una ricetta scontata, mi pare di averlo già capito dalle sue dichiarazioni, ma i locali hanno lavorato in questi mesi per far sì che questi decaloghi di sicurezza vengano assolutamente, diciamo, garantiti? Caro Vittorio, nelle nostre attività, che sono piccole, piccolissime,
piccolissime, spesso familiari, familiari ci sì. laboriamo noi direttamente, personalmente. E mi creda che la salute e la sicurezza sta a cuore a noi, alle nostre famiglie, ai nostri collaboratori e al patrimonio più importante dell'azienda, che è il cliente. La salute e la sicurezza è sempre stato nei nostri luoghi al centro del nostro impegno e a maggior ragione in questo momento. Ecco perché le dico la mortificazione e la ferita al cuore è che, oltre ad aver investito per sanificare e mettere in sicurezza maggiore l'immissione dell'aria, l'aspirazione, i separé complessi gasofatti in stile, riorganizzando il locale, distanziando i tavoli, riorganizzando il menù, i processi produttivi, proprio perché dobbiamo mettere al centro la salute e la sicurezza, dopo aver fatto tutto questo, oggi continuiamo ad essere noi considerati fuori legge e di fatto la gente, le persone si stanno organizzando al di fuori dai nostri ambiti, assembramenti, situazioni di ogni tipo. Io ho un caffè oltre al ristorante di 120 metri quadri, Vittorio, i tavoli sono impediti. In 100 metri quadri potrebbero entrare tre persone a fare questa benedetta colazione e un caffè. Sì. 100 metri quadri, tre persone. E mi è impedito. Negli stessi 100 metri quadri di una tranvia, di un bus, di un supermercato, ce ne vanno 100 di persone. E non mi si consente a me di poter far vivere l'esperienza del rito del caffè distanziati in sicurezza in uno spazio così ampio. Queste sono cattiverie. Questo non ha nulla di scientifico, perché il tempo di permanenza per prendere un caffè è di secondi, di un minuto o due, non è la permanenza di un tavolo per cenare, che io capisco ci vuole un'ora, un'ora e mezzo. Ma non hanno senso scientifico. Questa è accanimento, mi creda Vittorio. C'è questa distonia, evidentemente. Allora, intanto i cittadini hanno bisogno di chiarezza e ci hanno rivolto diverse domande alle quali chiedo la sua risposta. La prima è quella che riguarda che cosa succede per l'ora di cena. Cioè, detto e premesso che un ristorante ha dei tavoli all'aperto, tempo permettendo, perché in questo periodo, come giustamente lei ricordava, bisogna andare altro che con il piumino a cenare fuori, all'aperto. Ma detto questo, che cosa succede? Intanto, come si può cenare e fino a che ora si può cenare, Curzano? Dunque, consiglio a tutti sempre di prenotare, perché ecco, i posti all'aperto sono pochi e sono chiaramente presi d'assalto, perché il desiderio di uscire, di essere serviti, di regalare dei servizio, di essere accolti è quasi un bisogno come respirare. È chiaro che ormai noi ci siamo organizzati in fasce orarie, quei pochi che hanno l'attività cominciano a offrire la cena dalle 7 per consentire verso le 8 e mezzo un altro turno, però già dalle 9 siete molto, insomma, ristretti. Non si prende più prenotazioni, perché per le 9 e mezzo, un quarto, alle 10 bisogna che uno abbia pagato, sistemato, uscito, preso la macchina e stia tornando verso casa. Come ci è stato spiegato, le 10 è il limite all'interno del quale una persona deve comunque essere a casa. Quindi si tratta un attimino di organizzarsi in questo senso, però mi creda, e qui ritorniamo al solito ragionamento, no? Della riflessione del perché il coprifuoco alle 22 e perché no alle 23. Cioè, dov'è la motivazione scientifica per consentire a una famiglia, a una persona, a delle persone care di poter consumare una cena in sicurezza e poter ritornare a casa con maggiore comodità? Bisogna affogarsi, bisogna fare in ferie, bisogna... Cioè, sono quelle cose, caro Vittorio, che fanno arrabbiare. Non c'è senso scientifico, non c'è senso logico. Se io vado a cena, vado a cena, consentimi almeno di, diciamo, far vivere questa esperienza al cliente, certo, e a chi dà il servizio. E invece, certo, si continuano a fare queste improvvisazioni che fanno male al paese. Allora, perciò possiamo dire in 20 secondi, Curzano, entro le 9 e mezzo dobbiamo terminare la cena. Me lo conferma?
più o meno. Assolutamente, chiedere il conto, prendere il caffè e dopo andare. Quindi le prenotazioni suggerisco massimo entro le 21, perché poi bisogna consumare chiaramente per stare dentro quei tempi. Suggerimento, ricordo, ripeto, telefonare perché la fascia è quella e stretta, i tavolini sono pochi. Il locale si sta prendendo le misure, troverete dei menù un po' più ridotti perché chiaramente il tema è quello, però ripeto, quel segnalino c'è e mi dispiace che la stragrande maggioranza dei colleghi non possa, ripeto, ripartire, e questa è anche una discriminazione, mi creda, che fa male e che rappresento anche questo dolore di tanti colleghi che vedono quello accanto che hanno il deodorante che può partire e io invece devo stare chiuso. Insomma, è questo aspetto, è un problema. Un padre di famiglia non farebbe discriminazione. È un serio problema. Grazie, sì. Presidente Cursano. Le do l'in bocca al lupo, se lo accetta, usiamo questo termine un po' più tenue, un po' più sportivo. E siamo in una giungla. L'invito è di risentirci al più presto per fare il punto della situazione. Grazie Vittorio e buon lavoro, buon proseguimento. Grazie al presidente di Confcommercio Firenze Aldo Cursano. Abbiamo fatto dunque il punto della situazione, abbiamo fatto perciò, come avete sentito, chiarezza un po' sugli orari, sulle tabelle, se viva Dio vogliamo uscire un attimo e andare a consumare una cenetta, visto che questo ricordo ormai appartiene, sembra, alla preistoria rispetto a questa pandemia. Grazie di essere stati con noi a Quo Vadis, l'appuntamento è alla prossima settimana, ancora con tanti aggiornamenti. Arrivederci.